Chiude favorito Nabluz a 1,86, Ombromanto a 3,55, 5,52 per oggi il Rum. La chiusura delle ali, partiti. Facile al comando oggi il Rum, che non incontra opposizioni. Nilema ne va a seguire subito le mosse, con oggi il Rum che è sfilato agevolmente davanti, il lancio in 13,2 con appunto Nilema in seconda posizione, precedere il numero 4 di Nabluz e Ombromanto. Nabluz che ora rompe gli indugi, va subito all'esterno del duo di testa, va ad attaccare oggi il Rum, il passaggio al primo quarto in 29,2, la scia viene presa da Ombromanto che si trascina a sua volta anche Miguel, riesce il sorpasso a Nabluz che si sistema davanti al passaggio, davanti alle tribune. I 600 vengono rifiniti dal leader in 43,6, 14,4 di frazione, con sempre oggi il Rum che lo controlla, un Ombromanto che se la sta facendo di fuori trascinandosi Mig N con cavalli, ora che vanno al passaggio a metà corsa in questo istante in 59,6, si viaggia da 1,14,5 con 16 di frazione, comanda Nabluz lungo i birilli, e sempre oggi il Rum che ha di fuori Ombromanto OM, il chilometro che viene rifinito dal leader in un veloce 1,13,7, 14,1 la frazione, con i cavalli che iniziano a far sul serio, con Ombromanto che insiste ai fianchi di Nabluz, i due più attesi, con oggi il Rum chiuso lungo i birilli, tre quarti in 1,27,2 con Nabluz che cerca di staccare, ma Ombromanto lo segue come ombra al suo esterno lungo i birilli, e sempre oggi il Rum con di fuori nel frattempo Mig N, cavalli che entrano addirittura con Ombromanto che va ad attaccare Nabluz, i due che danno vita a un duello molto interessante, addirittura passa Ombromanto e va a vincere facile sull'ottimo Miguel e Nabluz, terminati nell'ordine 1,55,7 il tempo totale da parte del vincitore, 1,12,3 il ragguaglio al chilometro, 28,8 per l'ultimo quarto, 13,5 la dirittura di arrivo, Ombromanto, Paolo Valentini, 3,66 la quota al tot nazionale, giustizia il numero 8 di Miguel con Nabluz il favorito solo al terzo posto.